Ciao a tutti, sarà capitato anche a voi, come è capitato a me, in queste ultime settimane di vedere i politici in TV che vi raccontavano che sta andando tutto benissimo, in particolare in tema di lavoro, che l'occupazione è ripartita, che si lavora di più e meglio di prima. Come facevano a sostenere questo? Si basavano su una statistica dell'Istat che dice che appunto gli occupati sono più del periodo pre-crisi. Ma come viene fatta questa statistica? Ebbene, se avevi lavorato anche soltanto un'ora nella settimana precedente rispetto al rilevamento, risulti come occupato. Beh, uno che lavora un'ora alla settimana non è occupato, è disoccupato. Andiamo a vedere i numeri veri e se andiamo a vedere la somma delle ore lavorate, quindi il lavoro effettivo, vediamo che rispetto al periodo pre-crisi abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro in 10 anni. Voi non dovete credere a me, guardatevi intorno, guardate i vostri amici, parenti, fidanzati e vedete come stanno messi. Lavorano meglio di prima, in condizioni più stabili? Hanno trovato lavoro più facilmente di quanto non fosse prima, di quanto non facessero prima? Io penso di no. E quindi non credete né a me né all'Istat, credete a quello che vedete con i vostri occhi, e cioè che il lavoro è sempre più precario e sempre meno sicuro. Sicuro da un punto di vista della salute, sicuro da un punto di vista contrattuale. Ormai non abbiamo più nessuna delle due cose. I morti sul lavoro e le persone che si ammalano per lavoro crescono ogni anno. Questo per noi è inaccettabile. Così come è inaccettabile lavorare di domenica, nei festivi, di notte, con turni che vengono cambiati, con un messaggio su WhatsApp continuamente. Perché? Perché semplicemente vivere così non si può. Non ci si può gestire i propri interessi, i propri impegni familiari. Perché no, i propri hobby, la propria voglia di uscire. Una vita così non è vita. E dunque quello che noi diciamo è che il lavoro deve essere stabile e sicuro, deve essere a tempo indeterminato, ma senza truffe. Tempo indeterminato significa che non si può licenziare senza giusta causa e che se si licenzia senza giusta causa, poi il lavoratore deve essere reintegrato. Non è come adesso che si paga una multa e si risolve la situazione, altrimenti chi viene fatto fuori, sapete chi è? I sindacalisti che danno fastidio sul posto di lavoro. Le donne che casomai hanno i problemi di dover conciliare i loro orari con gli orari della famiglia, con i loro impegni, oppure chi si ammala, insomma, tutti i soggetti che sono in qualche modo deboli, meno tutelati. Questo per noi è inaccettabile. Quello che noi vogliamo è un lavoro stabile e sicuro che passa prima di tutto per l'abolizione del Jobs Act e della riforma Fornero. Se ne vuoi sapere di più, vai sul nostro sito poterealpopolo.org e vedrai in dettaglio cosa diciamo sul lavoro. Un saluto, lavoriamo bene, lavoriamo tutti, ma soprattutto lavoriamo di meno e con uguale stipendio.